Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi c'è la finale di Champions League, Real Madrid e Liverpool. E questo mi porta a fare questo video, non per la finale di oggi, che ce la guarderemo questa sera in live, ma per le parole che Paolo Maldini ha dichiarato, le sue dichiarazioni. E da lì uno capisce benissimo perché il Milan abbia 7 Champions League, perché il Milan ha una mentalità europea, perché il Milan è superiore in Europa alla Juventus, non di una spanna ma di più, perché Maldini già è proiettato in Europa, cosa che purtroppo noi non lo siamo, ma non lo siamo oltre che come società, non lo siamo come tifosi. Sono pochi i tifosi che pensano che lo scudetto sia ormai una cosa, non dico da accantonare, ma da non pensare come obiettivo principale. Perché se tu costruisci una squadra per fare una grande Champions, lo scudetto in Italia viene automatico, lo capisci? Non fare una squadra per vincere lo scudetto e poi fare una Champions, perché è diversa la situazione. Se tu fai una squadra per vincere lo scudetto in Europa, ti fermi agli ottavi, ti fermi ai quarti, ti fermi. Se tu fai invece il contrario, qua vai infine in fondo e lo vinci al 99%. E Maldini, perché è cresciuto in questa scuola, perché Maldini, oltre che essere un grandissimo giocatore, un grandissimo uomo, e ha una grandissima mentalità, perché si può dire tutto di Berlusconi, ma che abbia una mentalità europea non si discute. Ripeto, le 7 Champions League lo dimostrano. Addirittura uno con il Liverpool persa in maniera, forse se quella partita la fanno altre 100 volte, il Milan non la riperde più, quando chiude un primo tempo contro il Liverpool 3-0. Comunque questi sono dettagli che riguardano i colori rossoneri, però lì si evince la vera mentalità, questa è la verità. È stato chiaro, è stato conciso, è stato diretto. Ed è una cosa che fa piacere i tifosi del Milan, questo lo apprezzano, e lo apprezzo anche io da avversario, perché vorrei che il mio presidente fosse proiettato per la Champions. Lui invece è proiettato soltanto non solo per il campionato e basta, ma è proiettato soltanto ad acquistare giocatori che fanno aumentare il brand e basta. Lui sì, anche se si ferma agli ottavi, ma vende 30 milioni di magliette, lui è contento così. Questo è una cosa ragazzi, che ti strazia, ti spezza il cuore, ti mangia dentro, ti mangia dentro. Non è possibile. Vedete, oggi c'è a Parigi una partita meravigliosa, e lo ripeto, una società come la Juventus non ambire a questi traguardi è veramente, non è da grande squadra. Non ci possiamo neanche tanto vantare di essere una grande squadra, perché non lo siamo. Non lo siamo nella maniera più assoluta. Non, i fatti ci vogliono. Non ci vogliono le parole, le chiacchiere, come quelle che fa Agnelli. Fa chiacchiere. Lui fa chiacchiere. Quando arriva in finale, arriva soltanto perché il caso. Il caso che in quell'annata ti porta in finale. Ma non è uno step continuo. Non è, ora il City non è arrivato in finale, ok, il Paris Saint Germain non è arrivato in finale, ok, ma sono sempre là, se la vanno a giocare tutti gli anni. Questo è Maldini questo lo sa, se non si investono con tre top player, resteremo nel limbo della Serie A. Ma lui è stato chiaro, l'ha detto. Noi vogliamo arrivare in Champions.
ma le risorse economiche non ce le hanno. Noi ce le abbiamo ed è una colpa maggiore, una doppia colpa, proprio una doppia colpa, perché avere le risorse finanziarie che ce le abbiamo, che abbiamo fatto ricapitalizzazione a destra e a sinistra e non arrivare a distruggere anche quello che si è fatto, veramente ragazzi ci vuole veramente un grande impegno. Per questo ripeto la mia critica sarà sempre feroce con questa dirigenza, perché non ha ambizioni e soprattutto ha messo un allenatore senza ambizioni e senza scroto, senza coglione. Questa è la verità. Avete sentito anche le dichiarazioni dell'attaccante del Tottenham? Non per tornare sempre su quel discorso, ma l'avete sentito quella dichiarazione di Kane, grandissimo giocatore, grandissimo attaccante, mai allenato con questa intensità, mai sono stato allenato come sono stato allenato da Conte, una cosa pazzesca. Questa è la verità. Noi abbiamo un allenatore senza ambizioni perché abbiamo un presidente senza ambizioni, e ragazzi questa è una cosa veramente che ti spezza il cuore, e abbiamo soprattutto dei tifosi senza ambizioni che continuano a dire nuovi scudetti, parlano degli altri che parlano di triplete e Master in B, triplete e Master in B, noi siamo uguali, nuovi scudetti, attacchiamo il disco, nuovi scudetti, il ciclo si è finito, nuovi scudetti, il ciclo, ma quale ciclo? Ma di che ciclo state parlando? Il ciclo si conclude quando tu vinci la Champions. Nove scudetti. Mentalità, voglia di vincere, voglia di successo. Noi non ce li abbiamo. Ma se ci incazzate, fino alla fine forse io.